a volte mi chiedo quanti scatti esistano di un solo personaggio. E quindi io che ho fotografato tutti i grandi scusa, lo dico senza, no, da Rita Levi Montalcini. Cioè, stavi dicendo tutti i grandi del Del Novecento? E 900, sì, diciamolo! mi vergogno perché però è vero, Eri Lillo! perché non mi piace tanto parlare, però è la verità. E quindi a volte penso, ma se io cambiassi rotta, cioè cominciassi a mettere in luce chi la luce non ce l'ha, no? In fondo la fotografia è anche questo, è anche indagine. E allora ci sto pensando seriamente. Giocavo a pallone con la squadra della Monte Prandonese. Sì. Sì, ho difeso i colori di questo borgo. Tu sei uno di quei fotografi che insegue il bello o il vero? Beh, è tutt'uno, no? È tutt'uno perché il bello finto qual è? Qual è il bello finto? Vabbè, viviamo in un'era in cui tutti sembrano più belli di quello che sono sui social network. Ah no, no, ma lì ci sono di mezzo i filtri. Beh, vabbè, il filtro, sai, questa è una debolezza un po' che ci porta la società di oggi. La società ci vuole tutti belli, tutti. Io penso che la verità sia sempre l'unica salvezza. Io non tolgo nei, non tolgo cicatrici, non tolgo le rughe. Il volto è quello e parla di noi. Cioè, Ettore Scola, che gli fai a Ettore Scola? Cosa gli puoi fare? Maestro Rondi mi incarica di andare a fotografare il maestro Monicelli. Suono il citofono e chi è che rompe le scatole? Guardi, buonasera maestro, sono il fotografo del maestro Rondi, Giuseppe Di Caro. Ah vabbè, però la giacca non me la metto, eh! Per carità, io gli dissi, guarda, che il maestro Monicelli è il maestro Monicelli anche senza giacca. L'ultima immagine del maestro, e malgrado lui avesse un tarlo, covava forse qualche cosa, mi ha ricevuto lo stesso. Faccio film, diciamo, comici, non faccio film drammatici. Poi commedia non vuol dire niente. Commedia si pensa sempre che voglia dire una cosa divertente, invece commedia vuol dire tutto. La Divina Commedia non è soltanto divertente, ha tutti i toni e quindi tutte le cose che hanno una loro profondità non sono mai esplicitamente bianche o nere. In generale, poi, fra l'altro, la commedia all'italiana, a mio avviso, non è così innocua e così priva di toni crudeli, di toni anche drammatici, soprattutto veri e crudi di quanto non si creda.